getting tremors ever since last night. Roads are collapsing and sinkholes are opening up all over. Beh, penso che possiamo solo scendere. Vediamo se siamo lì dove dicevamo. No, in realtà no. O perlomeno non per ora. Ma no, ma questa è la base, dai. Infatti questa è la base. Questa è la base, a parte che dobbiamo venire qui comunque. Però questa è la base, non c'entra niente con quel discorso che sto facendo io. Come diavolo si faceva arrivare là? Vedi, infatti. Vabbè, facciamo quest'altra quest, però... Keep your cool. No need to worry. Sono bugio rabbioso. Immagino che, come pensavamo, si incontra di nuovo quel boss là. Rabbioso. Gelo. E il clan non è suggerito, per esempio. Para. Ho solo la gola, ma se... se non si levano l'intelligenza artificiale. Forse c'è... no, non ce l'ha più. Quale cacchio è che ce l'ha? Alla fine ce l'ha solo uno, adesso. Claude basso. Vabbè, facciamo fare... a Barrett. Barriera magica. Almeno in teoria gli fa meno male. Ma si è levato, stronzo. E che cosa stremo? Stremato? No, è andato a vuoto. Diamo di nuovo una barriera a Cloud, così tanto per livellare anche questo. Anche se così tremato. Oh.
Ok. That's the way to do it. Là c'è anche il robottino. Sto ancora pensando dove cavolo sarà. Dovrei riguardare nell'altra parte. Sì, no, in realtà sì. Un attimino meglio livellare. Perché non si sa mai. Qui siamo tornati indietro. Qui non c'era niente. Non si sa mai che poi magari l'ultimo boss o anche quello prima siano. Quindi questo aereo. Deal with that. I got this. Fulgor ce l'hai. Gonna sting. Allora qua. Gotcha. Non c'è niente, deve caricarsi. Cloud abilità. Penso che basti uno. Lei non ha niente. Vabbè. All right, watch and learn. Questo qui è lo scudo, no? Il suo assetto fisico è con la magia, quindi bisogna fare una magia. Nascita non è ancora livellata. Vediamo se vale anche questo. Sì. Non è riuscito a incastrare. Quindi una qualunque magia in teoria. E infatti gli ha spezzato la barriera. Però lui l'aereo ce l'ha, no, ce l'ha, facciamo sull'altro. Però quando ho quella, forse è difesa magica quella. Quindi questo. Abbiamo un Ignis basso. Ok. Ridotto. Dai, avvicinati. Parli del boss che ci potrebbe essere qua? Oh cazzo. Non mi sono neanche curato. Ma poi no, cos'è un attacco a sorpresa questo? Non si vedeva, no? Facciamo che ci curiamo. Neanche lei ha. Qui l'etero ormai sta finendo.
I'm waiting. Ah, che t'ho preso però stavolta. You ain't getting out of this one. Bring it. See ya. Would kill for a shower. Okay. Ah, l'ultimo boss. Allora. È un serio problema di etere. È ovvio che potrei anche non usare questo, ma gli oggetti però non curano niente. La gran pozione di 700, cioè stiamo qui un'ora. Che stronzate, veramente. Cioè, non si può non criticarlo, come si fa a non criticare sta cosa? Cioè, non voglio essere volgare perché in realtà mi piacerebbe usare parole... tipo, è un dito... puntini puntini. Ha una gran pozione, neanche la mega pozione, ma anche lì il drop degli oggetti è fatto a... così a cavolo. Chi è questo qua che ruggisce? Facciamo un save, è un po' meno, facciamo. ventotto ore, in teoria ne mancano ancora almeno 12, però non so, rispetto alla media dei giocatori. Qui si passa di qui o di qui? Che differenza c'è? Si gira intorno qua? Ok. Ah, quella era una scala in cui potevi solo scendere qua. Niente, erano i giri... che abbiamo fatto l'altra volta. Devi far sparare la barra, dobbiamo, bisogna cambiare la leader. Quella è una cosa comoda, no? Questi cos'è, ghiaccio? Fa tutto io. Oh. No surprises there. Cioè qua si ferma. Ah sì. Ok, erano quelli in cui c'erano solo le... c'erano solo i forzieri praticamente. Comunque insomma, sono riusciti a farci vedere le stesse cose almeno un paio di volte.
Ma facciamo scendere? Beh? Lo facciamo adesso? Siamo arrivati fino a qui per far cosa? Qua? Allora, vediamo un attimo. Abbiamo le pozioni stavolta, eh? Facciamo un salvataggio direttamente. Perché vediamo. Qui purtroppo il gioco è studiato veramente male, cioè il fatto che tu non puoi cambiare le cose in battaglia è veramente una stronzata. E quindi se magari facciamo un esempio, adesso non dico per questo boss, ma per un boss magari più difficile, alla fine ti conviene fare salvataggio. Se non sbaglio ci sono tre opzioni quando muori, no? O quando vuoi rifare. Uno è parti prima della battaglia, uno è al luogo sicuro e penso che ci sia anche quello del salvataggio, perché il luogo sicuro non c'è. Prima del combattimento non ti serve a niente, perché sostanzialmente se devi fare un cambio di configurazione non ti serve a niente, devi fare per forza da salvataggio in teoria. E dovrebbe esserci, se non ricordo male. Vedi che non era. Quindi quello là non l'abbiamo mai scansionato. Davvero proto behemoth. Vediamo se riusciamo. Voglio scansionarlo. Non è che facciamo granché danno, eh. C'è un vabbè. Variante di Behemoth allevata come campione di ricerca in un laboratorio della Shinra e il cui ruggito terrorizza le altre belve. Mutilandone le zampe anteriori o posteriori, è possibile prima atterrarlo parzialmente e poi renderlo vulnerabile allo stremo. Distruggendogli le corna, si eviti che le usi per contrattaccare dopo attacchi magici. Quindi. Ah, contrattacca dopo attacchi magici. Le corna. E o non usi attacchi magici. Dici che è un eone, Zack. Quindi o attacchi le zampe fisicamente, oppure prima devi far fuori le corna fisicamente. Boh, vedremo. E poi parla di corna. Allora, se mi fai fare. Ecco qua, qua per esempio era meglio che cadesse su. Un po' troppo mobile per. Ridotto. Dunque, teniamo d'occhio perché la vita qua mi sembra che stia andando giù. Oh cazzo, ha attaccato tutti insieme con la coda? Cos'è che ha fatto? No? Guarda, sono sempre lì, guardi una cosa non puoi guardare l'altra. Se devo guardare, se c'ho la TB.
Dunque Barrett. Let's switch it up. I got this. Ok, mutilazione sul zampo interiore. Cloud, lesione estremante, zampo interiore. Poi Barrett. No, Barrett. Vediamo se riusciamo. Siamo pronto a fare l'attacco, e infatti li sono tutti bassi. La che botta gli ha dato, cattivo. Andiamo su bar un attimo. Ma che attacco era questo? Ma cazzo. Allora, magie, anzi oggetti. Ma scusa, è a terra là e noi eravamo davanti qua e ci ha attaccato lo stesso. Ringiovenimento. Cioè, si sta curando? Oh cazzo. E gli è tornato tutto. Allora, sono cazzi mi sembra. Che facciamo? Non vale niente. E Tifa potrebbe anche mettere su un paio di... Hai ragione, di barriere. Soprattutto Cloud. Vediamo se facciamo abilità. Ma questo resta in proporzione a quelli persi. Questo probabilmente da usare subito dopo aver preso una bella botta, credo. Spero che ce la faccio, no? Tifa. Oh, vi lanciamo una cura, va? Non ho visto... Ah, cosa sto facendo? No, via, via, via. Allora, vediamo se facciamo... Oh, ok.
troppo audace. Don't stop now. Barret, energia. E si deve curare. Abilità limite, scarica deflagrante. Cazzo, si è spostato. Allora. Dunque, espansione delle armi, allora dicevamo. Equipaggiamento. Barret, gli rimettiamo su il fucile questo. Ok, e fin qui ci siamo. Poi espansione delle armi. Partiamo da lui. Ne abbiamo solo 10. Ok, facciamo. Ok, potenza magica. Andiamo di questo. Ok, poi lei volendo forse qualcosa potevamo mettere. Poi adesso guardo un sacco un attimo. Ok. Poi allora cambiamo le materie. Dunque, dicevamo di togliere l'estensiva. Togliamo anche la galvanica e mettiamo su una glaciale. E qua, vediamo. Caccia degli oggetti non è male, più 30%. Ricaricante. Non c'è quello che dici tu, eh? C'è una reflex. Poi. Ardente glaciale, benefica, galvanica. Qua c'è la rianimante, l'energetica e la il punti vita. Ok, togliamo questo e mettiamo sulla autosoccorritrice. Mm.
E facciamo salvataggio. Non so, sembra, se no gli tolgo le magie a Cloud. Cioè, si suicida da solo.